Simone e questa è Yaya, la mia sorella preferita. E questo è il mio canale. Wow! Allora ragazzi, che cosa andremo a fare oggi? Purtroppo. Comunque ragazzi, come stavo dicendo, che cosa andremo a fare oggi? Purtroppo io sarò sottoposto a questa challenge. Allora, la challenge è: tu vuoi farlo? La challenge di oggi è: tu vuoi farlo? Dove in poche parole, in questo momento Yayao mi dirà: tu vuoi prendere un elefante e mettertelo dentro l'orecchio? E io dovrò per forza dire di sì. Poi fra un po' arriverà Boss con Simone Gargiulo e andremo ad Euroma a farlo in mezzo alla gente. E posso pure andare a suicidare Laura. A few moments later. Simo? È vero che, no, che mi puoi stirare una maglietta? Bene, sì, che voglio. Era quello che sognavo di fare da quando ero piccino. Vai, la Yayao, cerca una maglietta, hashtag, muoviti. Alla ricerca della maglietta. Oh, hashtag Yayao. Hai 3 secondi, 1, 2, 2 e mezzo. Ok, non lo faccio più. Niente, non c'è la camicia. Vediamo. Prendiamo la maglietta. Simone all'opera. Allora, se la brucio, regà, voglio 10.000 euro. Non l'hai attaccato, mi pare stupido. Ma dobbiamo ancora aspettare un pochino. Ecco, quindi ci vediamo dopo. Ok, raga, siamo pronti a stirare. Mannaggia! Ma la devo stirare bene. Non devi cosare le pagliette. Dimmi, la devo stirare bene. Sì, ma non le pagliette, perché se passi sopra le pagliette si rovinano. Ma che sono le pagliette? Ragazzi, quanto è stupido da una 20 miliardi. Ma parla in italiano invece di pagliette, pugliette, pugliette, pesbrebrando. Si dice così, stupido. Ma perché non dici: tu vuoi bruciarmi? Tu non vuoi bruciarmi. Vabbè, Ilaria, questo è il mio massimo. Andiamo? No. Sì, ma aspetta, tu mi puoi rifare il letto? Quanto godo. Perdi la challenge se non lo fai, eh? Stupido pipì. Ma ho appena stirato. Non mi interessa. Devi rifarmi il letto. Sì, ti voglio rifare il letto. Yeah. Leviamo il cuscino. Leviamo questo. No, per favore, no. Come si fa? Devi alzare prima la parte, il gommone là. Da qua. Da, non si fa così. Raga, io non l'ho mai fatto il letto. Allora, però. Allora. Quanto è stupido. Scrivete sotto nei commenti come si fa a fare il letto. Riesci solo a vloggare. No, prima ci va il cuscino. Cazzica. Cioè, guardate come ha messo il corno. Basta, non posso più, non vuoi farlo. Allora ragazzi, Simone sta giù e gli voglio far tirare l'acqua in faccia. Andiamo. Ok. Ciao ma Simone. Che c'è? È vero che ti vuoi tirare l'acqua in faccia? Quella del frigo bella gelida? Se vuoi ci metti anche un po' di ghiaccio. Quale? Questa va bene. Quanto? Oh. Un bicchiere? Questo. Ok. Come? In testa? Però sei veramente cattivo. Cosa risolvi se adesso mi tiro l'acqua in faccia? Ci cade un botto. Diventi felice. 3, 2, 1. Ho paura. Io vorrei dirti cosa mi. Non va bene, devi rifarmi. Non ci credo. Dio, io non ti sopporto. Io non ti sopporto. Ancora? Ancora. Dai, basta con te. Vuoi farlo? Ok, dai, andiamo. Vabbè. Questa volta però. Dopo. Basta. Simone, devi pubblicare una foto dove hai il vestito da unicorno, però sotto hai solo le mutande. Io non ti sopporto. Oh, calcolo che mi fa male la testa, quindi. Sì, finto morto. Ok, raga, mentre io mi sto morendo di freddo, ho fatto la foto. La foto è questa qui. Fa vedere, si vede? Sì. Ok, ora l'andremo a pubblicare fra 3, 2, 1. Non lo farei mai. Pubblicata.
Quindi la prossima volta mi fa fame, mi fai volare questo coso. Ah raga, intanto cosa importante, vi volevo dire di passare sul mio profilo Instagram ad iscrivervi. Siamo quasi a 50.000 e passate su TikTok da Yayao Ilaria 02020202. Ma che stai di 020202 bitch? Simone? È vero che ti coprirai la faccia di blu? Che blu? Il blu! La tempera! Ilaria, ti giuro ti odio, ti odio, ti odio. Oh, così poco? Fatti vedere. No, di più, deve essere più intenso. Pazza! Anche la fronte. No, la fronte non esiste. Vabbè, non proprio completamente più. No, no, ho detto tutta. Ok. Ma 5? No, grazie. Ok, raga, pure questa è andata. Ma posso sciacquare? No, devi aspettare 5 minuti, poi ti sciacqui. Devi aspettare che si secca. Ci vediamo per un po', ma vado a fare una doccia. Ok, raga, mi sono lavato la faccia. Comunque, ora mi andrò ad asciugare i capelli e andrò ad Euroma con il boss e Simosi. Hashtag Simosi per questo video. Ah, Simosi. Allora, raga, mentre io sto cercando di dormire, loro due, questi baldi giuoni, mi stanno portando ad Euroma e la mia challenge inizierà proprio ad Euroma. Vabbè, raga, ci vediamo fra un po' al centro commerciale. Ah, raga, eccoci arrivati. Che schifo, che vergogna, cioè, comunque, raga, abbiamo appena trovato questo. Greve. Anche qua su, raga. Quindi raga, mi raccomando, non fate ingelosire i vostri ragazzi, le vostre ragazze, perché poi succede sto panico. Bello, Simone, ha finito il video. Assolutamente ciao. No, Simone. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, no. 5.000 like. Senti un attimo, ma è vero che tu in questo momento vuoi camminare all'indietro correndo fino all'entrata di Roma? Vai, via. Vai. A braccetto? Sì, ma io voglio una corsettina, così non mi ispira. Devi correre. Corri, Simone, fino all'entrata. Vai. Dai, vai, vai, più veloce, Simo. Sta macchina mia, no? Devi correre. Non devi trottare là. Guarda, guarda, sotto le macchine, vai. Ma devi guardare. Attraversa, devi guardare dietro. Attraversa devi un po' la strada. Dietro. Ah, ma quindi sei entrare. Vai, dove vai? Qua. Vai, vai, vai. Oppure devo stare là. Hai guardato, dai. Occhio, che cazzo. Okay, non guardare, okay, non guardare. Non devi guardare manco giù gli scalini, bastardo. Okay. Vedi, noi abbiamo guardato gli scalini, guarda. Albe, non so te, ma io avrei un po' sete. Te c'hai sete? Vai, Simo, ma è vero che ci vuoi pagare una bella bottiglietta d'acqua? Certo. Vai, vai, paga, paga. Tre bicchieri d'acqua. No. Dai, ha preso i bicchieri d'acqua, che merda. E se io avessi fame? È buona quest'acqua? Vero che vuoi anche questa? Vai, Simo, tu hai voglia anche di questa? Simone, ma che fai? Ah, buona. Albe, ma è vero che parte si sale bene. Eh, beh, che si sale meglio su quella scala mobile. Oh, dai, noi proviamo di qua e tu provi di là. Vediamo chi arriva prima. È vero che ti va di farlo? Sì, ti va di farlo, però un attimo. Ciao. Simone, non hai scuse, devi andare per forza, appunto. Hai perso la challenge, hai 10 secondi per decidere. 10, 9, 8, 7. Dai, non puoi. Vai! Dai, tu vai! Dai, Simone! Ma le brutte le champagne! Godo! Oh. Vai! Ah! Ce l'ha fatta! Com'era, Simo? Comoda, beh? Sì, regà, ah, non ti dico. Dovrei farle tutte così. Tutte le scale mobili al contrario? Ogni volta che saliamo e scendiamo, tutte le devi fare al contrario. Vai! Bravo, vedi che ci ha preso la mano? No, perché non c'è nessuno, per questo sta andando. Arrivo prima io. Vai! Si deve mettere seduto con quel tipo là. Vero che ti va? No, ti va. Vai! No, raga, non posso. Non ce lo dico. No, famo così, se mi va bene. Mi metto seduto all'altro tavolo. Però no, non ci va bene, non ci va bene. Devi no, no. Su quel tavolo. Vai, ciao. Ciao e te ne vai. Lo devi fare. No, no. Vero che vuoi farlo? Vai. No, raga, non ce la faccio. A 10 secondi, dopodiché hai perso la challenge. 10, 9, 8, 7. Dove va? Parlaci, ci devi.
Mi sento male, boss. Ho fatto finta di niente. Ma sì, ma sta svagando totalmente, ma per forza. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, ci sta parlando. Andiamo, 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 andiamo a vedere. Intanto lui continua a chiacchierarci. Guarda, guarda, ormai hanno fatto un'amicizia. Ah, ma quindi siete diventati amici? Io ho detto, faccio finta di stare al telefono di mia madre, ho detto, ma che libro voglio, ti compro. Il mare non dimentica, era il libro stava a leggere lui. Io ho detto, ma questo, lei conosce il libro Il mare non dimentica, lui fa... Godo! Visto che tu puoi fare tutto oggi, oggi cammini all'indietro fino laggiù in mezzo alle persone. Sii felice, voglio un sorriso, corri ridendo, con le braccia per aria, vai! Tu puoi farlo, con le braccia per aria, ridi, ridi! Simone, tu puoi farlo, you can! Bravo, buttate di sotto, è l'unica soluzione per finire questa challenge. Vuoi farlo? Vai! No, ancora mi servi, meglio se non lo fai. Non ti vedo saltellare all'indietro. Questo già comincia a perdere. Già si sta rendendo. Quindi niente soldi di YouTube. Oh, lo fa. Saltellando. Ridendo. Non ti vedo convinto. Sì. Finalmente a casa. È stata una giornata abbastanza faticosa, abbastanza ridicola, perché mi sono vergognato una cifra. E come è andata a finire, visto che non avete più visto la parte quella dove ce ne andiamo? Perché? Perché ci hanno diciamo cacciato, perché abbiamo fatto delle riprese, ma non ci frega niente. Quindi il video finisce qui, ragazzi, sono veramente stanco, ma non vi preoccupate, perché tanto ci darò una vendetta o con Yayao o con il boss o con Simone Gargiuli. Raggiungiamo 7000 like, anzi 6000 like per questo video. Commentate qui sotto con la penitenza che dovrò fare, perché ahimè ho perso. Siete fantasiosi, non mi dite, non dite buttati al ponte, perché non lo posso fare, ma cosa è abbastanza fattibile. Comunque ragazzi, ci vediamo in un altro video. Voglio bene.